In Spagna, ma anche in Algeria e anche in Francia si sono molto sbilanciati, la stampa si è piuttosto sbilanciata e addirittura c'è chi ha parlato di accordo già chiuso, formalizzato, contratto da firmare e si è parlato di fatto di un colpo concluso appunto da alcune parti, eh, da parte dell'Inter a parametro zero. A noi di Passione Inter vi dico già da subito che per il momento non risulta un'operazione già conclusa, non risulta una trattativa da fumata bianca eh, però come vedremo tra poco attenzione ai prossimi sviluppi di sicuro aissa mandi o aissa mandi è un profilo molto molto interessante è in scadenza di contratto con il betis quindi già qui deve farvi scattare un po la campanella e potrebbe essere un nuovo acquisto per l'inter a zero per la prossima estate eh, ve ne avevamo parlato in una parte in un video della scorsa settimana e anche in alcune dirette già di qualche mese fa era venuto fuori questo nome molti di voi ci hanno scritto nei commenti ci hanno chiesto di fare un approfondimento come facciamo di solito su questi nomi nuovi che spuntano per l'inter per tracciare un po l'identikit del calciatore quindi visto che abbiamo raccolto delle notizie e ce l'avete chiesto abbiamo Pensato che fosse il momento giusto, quindi, per uh, tracciare l'identità di Aissa Mandi, quindi, questo calciatore, e capire se effettivamente può rappresentare o meno un buon colpo per l'Inter. Eh, abbiamo parlato con persone che lo conoscono molto bene quindi cercherò soprattutto di darvi gli strumenti diciamo per fare le vostre valutazioni e per dare voi eh, voi un giudizio su, su questo calciatore per dire per decretare se lo volete se lo vorreste oppure no eh, all'Inter. Prima di partire permettetemi di ringraziare il nostro Marco UK 78 uno dei nostri sostenitori grazie al suo abbonamento ha contribuito alla realizzazione di questa clip il sostegno di Marco per noi è fondamentale se anche voi volete entrare a far parte del nostro club potete farlo su patreon.com slash passione inter oppure su youtube tasto abbonati e link in descrizione preparatevi perché stanno per arrivare tante novità per i nostri sostenitori chi è innanzitutto aissa mandi perché è stato accostato all'inter perché effettivamente l'inter lo sta seguendo quindi questo sì vi dico già che è un nome concreto da tenere d'occhio poi approfondiamo con altri dettagli vediamo però chi è con la scheda tecnica partiamo dal portale Uh, Transfer Market con le informazioni di base. Eccoci qua uh, Classe 91, 22 ottobre 91, compirà 30 anni quindi nel corso di questo 2021, uh, nato in Francia, ma di origini algerini infatti gioca con la nazionale algerina. È un difensore, quindi, ovviamente, uh, di piede destro, quindi Subito cominciamo a collocarlo, ha un buon fisico, 1,84 m, come vedete, c'è scritto, eh, non è particolarmente veloce, vi dico subito, non è un, un velocista come difensore, però sicuramente è un buon difensore. È un titolare assoluto nel Betis, sicuramente, è anche un veterano, diciamo così, della nazionale algerina con cui ha già collezionato eh, 60 presenze. È in scadenza di contratto, come vi dicevo, 30 giugno 2021. Ha un valore attuale, secondo Transfer Market, di 8 milioni di euro circa, che è sicuramente sensibilmente inferiore rispetto al valore più alto che ha raggiunto in carriera, per vari motivi. Uno perché il suo rendimento, il picco del suo rendimento è stato nella stagione 2018-2019, di sicuro è anche parte della 2019-2020. Poi anche perché comunque eh, comincia ad essere, non dico vecchio però eh, Essendo arrivato quasi a 30 anni, comincia ad essere nel pieno della sua maturità calcistica. Quindi il valore eh, ci sta, possa essere calato, così come è calato un po' per la maggior parte dei calciatori in, uh, in seguito al Covid, eccetera. E poi, come detto, perché è in scadenza di contratto. È dal Betis dal 2016. Vi dicevo, ha vissuto la sua stagione migliore nella stagione 2018-2019, avendo raggiunto anche un valore di 20 milioni di euro. e Uh, indovinato un po' perché, o comunque indovinato un po' nella stagione 2018-2019 c'era chi che si tiene in panchina, che poi è stato anche a Barcellona e, e spesso ha giocato anche nella difesa 3. E quindi anche qui deve suonarvi un altro campanello d'allarme. Nella sua miglior stagione, al Betis uh, si è alternato tra difesa 4. E difesa 3 nell'ultima stagione e mezza, praticamente ha giocato sempre a 4 uno dei due centrali nella difesa 4 o anche da terzino. Tuttavia, eh, nella sua miglior stagione, come vi dicevo, appunto ha giocato da braccetto come si suol dire come ormai è stato ribattezzato il terzo di difesa più spesso a destra, qualche volta anche a sinistra, quindi anche abbastanza duttile da questo punto di vista. Ehm, non è, diciamo, uh, è un difensore vero, però, ecco, anche se gioca da braccetto, anche se gioca qualche volta da terzino, è un difensore vero, non è un Darmian, per dirvi, che può giocare anche, come abbiamo visto pochi giorni fa, eh, come, come terzo di sinistra o di destra, per esempio. Eh, però parte più da terzino e da esterno mh, per mandi è un discorso un po' diverso è più difensore che può andare anche a spostarsi infatti eh, ha comunque con sé queste caratteristiche ve lo mostro con la heat map che vi fa vedere eh, le zone di azione dove agisce soprattutto questo calciatore aissa mandi ripetiamo eh, del betis questa è la heat map della stagione 2020-2021 che ci fa vedere che si muove Soprattutto spostato un po' di più sul centro destra, ma comunque in posizione molto, molto centrale. Questa è la stagione di adesso che ci fa vedere un calciatore comunque molto coraggioso perché, per essere un difensore centrale, per giocare in una squadra che è di sicuro un'ottima squadra, ma non va a dominare tutti gli avversari, comunque ha delle posizioni. Di, di gioco molto elevate va spesso a giocare anche nella metà campo avversaria, come vedete, alzando molto il baricentro. Eh, però vi volevo far vedere, per esempio, nella stagione 2018-2019: questa è la hitmap della stagione 2018-2019 di Aissamandi, dove vi dicevo, ha giocato anche da braccetto nella difesa 3. E vedete, è una hitmap molto spostata sulla destra, molto spostata anche in zona offensiva, tanta proiezione offensiva. Perché vi faccio vedere questo? Perché. Attenzione qui e fatevi scattare un'ulteriore lampadina. Vi mostro cosa accade nell'inter con una heatmap praticamente identica, che è questa qua. Questa è la heatmap che riguarda i movimenti di Milan Screener. Non, sto... <ride> non vi sto ingannando, quindi la, la heatmap di Ace Mandi, che abbiamo visto poco fa è praticamente sovrapponibile alla heatmap che vediamo di Milan Screener, soprattutto nella, quando, quando Mandi ha giocato nella difesa 3. Eh, quindi questo per farvi capire la zona d'azione, perché come dico sempre è inutile parlare di moduli di schieramenti, di difesa 3, di difesa 4, bisogna vedere anche quali zone, quali zone di campo occupano i calciatori e come vanno a occuparle. Questo è Screener, l'Inter ovviamente è più dominante rispetto al Betis, quindi bisogna tenere in considerazione la cosa nello sbilanciamento verso la zona offensiva però Mandi occupa delle posizioni di campo molto molto simili. Con quali caratteristiche lo fa, però con quali caratteristiche ricopre questo ruolo? Mandi eh, sicuramente eh, differenti, eh, potrete dire allora è uno screener anche lui, non proprio perché la caratteristica principale, torno a tutto schermo, di Mandi eh, non è diciamo, il contrasto e anche in alcuni casi l'irruenza fisica all'anticipo che a Skriniar la caratteristica principale di Mandi da sottolineare secondo me è il gioco con i piedi, l'abilità nel controllare il pallone, nel costruire dal basso e quindi anche il suo coinvolgimento nel gioco. Eh, Tant'è che tocca un buon numero di palloni, lo faceva soprattutto con Setien, ancora lo schier, il gioco di Setien era per, per certi versi più simile a quello che potrebbe eventualmente replicare nell'Inter, è molto diverso ma eh, sicuramente... Un po' più simile rispetto a quello che stiamo vedendo, forse nell'ultimo periodo, e con Setien toccava 83 palloni di media partita nella stagione 18-19. Skriniar quindi per farvi eh, il parallelo, nell'Inter adesso ne tocca 76, quindi meno di Mandi, che, che, che era anche più coinvolto da questo punto di vista. Ora Mandi è eh, sceso in questo Betis di questa stagione 2021 a quota 66 palloni toccati a partita, che è sicuramente un numero sensibilmente più basso, però rimane il centrale più coinvolto nel gioco del Betis, e quello che ne tocca di più lo fa anche con maggior precisione sia nell'innescare i mediani ed i registi, quindi nei passaggi nella propria metà campo, quelli un po' meno rischiosi, ma anche nei passaggi nella metà campo avversaria, quelli un pochettino più, più rischiosi nel trovare le punte quindi anche nel lancio profondo, cosa che però adesso il Betis pratica poco, quindi non lo sta sfruttando al 100% o comunque non sta sfruttando quelle che sono le sue migliori caratteristiche cosa che invece all'Inter farebbe molto molto comodo, a me viene in mente l'imbucata centrale per il Lukaku della situazione che arretra, si prende il pallone e lo smista agli inserimenti delle mezzali o degli esterni, sarebbe un po' sarebbe la giocata preferita da Mandi, diciamo, e la giocata perfetta nel contesto Inter, quindi sarebbe un ottimo calciatore per la costruzione dal basso e per cercare anche di saltare e di scardinare la pressione alta dei difensori sul primo possesso palla, non è molto veloce, come vi dicevo, e quindi questa è un po' una pecca, però è un buon difensore. Chi lo conosce molto bene, abbiamo sentito dei nostri colleghi molto esperti eh, sul tema, e tra l'altro conoscono molto bene anche l'Inter, eh, ci hanno detto chiaramente: non sarebbe un colpo da far passare come se vai a prendere un titolarissimo, almeno in partenza eh, non è più forte di Skriniar, De Fry e Bastoni, da quello che ci hanno detto, allo stesso tempo però hanno sottolineato, è sicuramente più forte di D'Ambrosio, Ranocchi e Kolarov, che sono le alternative dell'Inter in difesa, quindi come livello si pone un po' in mezzo, tra titolari e prime alternative, e Andrebbe di sicuro ad alzare, ad aumentare lo spessore delle alternative. Ed è quello che diciamo sempre: che deve fare l'Inter. L'Inter ha bisogno di alternative all'altezza dei titolari, quindi di alzare il livello delle alternative. Mandi, da questo punto di vista, sarebbe un buonissimo rincalzo. Anzi, uh, arriviamo quindi: questa era la considerazione che ci portava poi a ragionare sulla notizia e a discorsi con l'Inter, perché Mandi se ne può andare dal Betis se è un titolare. Eh, inamovibile praticamente quasi eh, il Betis sta cercando da anni ormai di fare il salto di qualità sta facendo dei mercati importanti galleggia sempre tra l'Europa League e quella zona di alta classifica comunque eh, però non ci stanno ancora riuscendo e a questo punto, quest'anno rischia anche di restare fuori dall'Europa League il Betis ha 29 anni, qua, praticamente 30 mandi sente comunque l'occasione, essendo arrivato a scadenza di contratto di poter fare quel salto di qualità definitivo, di poter andare a prendersi l'ultimo contratto veramente top della sua carriera. Quindi, per lui può essere una grande opportunità, anche perché sta ricevendo appunto delle proposte per giocare in Champions. Mentre il Betis rischia di restare fuori dall'Europa League, e per questo si guarda attorno. In questo senso, quindi, le squadre che ci vengono segnalate anche a noi come più calde eh, su questo giocatore sono il Lione che, tra l'altro. Anche dei rapporti già impostati con, con il Betis da qualche anno, eh, l'Inter, appunto, ovviamente qualcuno ha menzionato anche il Milan, che comunque sui difensori è sempre molto attiva e sembrerebbe proprio legata, innanzitutto, alla Provincial Champions e poi anche all'addio di qualcun altro attualmente in rosa. Eh, L'Inter, però, vi dicevo. In Spagna, in Algeria e anche in Francia, in questi ultimissimi giorni si sono molto sbilanciati. Diversi quotidiani, anche importanti, come Stadio Deportivo, per esempio, che è vicino al Betis, eh, hanno parlato addirittura di accordo già fatto, come vi dicevo, qualcuno. Ha già messo sul tavolo, ha scritto nero su bianco di un accordo fatto sulla base di un quadriennale contratto di quattro anni da 2 milioni di euro a stagione. Questo è l'accordo che le parti avrebbero stabilito secondo eh, queste fonti. Eh, Cifra importante, sicuramente, eh, però comunque diciamo la bassa o comunque in linea con quelli che sono gli stipendi delle alternative nella rosa attuale dell'Inter, ovvero. Ranocchia circa 1,8 secondo i dati di inizio stagione, Darmian siamo attorno ai 2 milioni, D'Ambrosio attorno ai 2 milioni, quindi si mette qui in questa fascia sicuramente meno di Kolarov che ne guadagna circa 3, quindi economicamente per fare un po' un, discorso, un esempio un po' buttato lì che lascia il tempo che trova, esce Kolarov, entra Mandi, l'Inter riacquista un giocatore più giovane, che potrebbe essere più utile rispetto a quello che non è stato con la roba fino ad ora, e risparmia anche qualcosina che non fa male, visto che deve abbassare il monte in gaggi l'Inter. Eh, a noi di Passione Inter però, come vi dicevo, non risulta una trattativa chiusa in questo momento, anzi al momento il mercato dell'Inter è in stand-by, come, come sappiamo, eh, in attesa che si risolva la situazione societaria e che si abbia più chiarezza sulla situazione. So sulla soluzione societaria e anche i discorsi per i rinnovi. Ci sono tanti rinnovi importanti già impostati ma non ancora conclusi, e, mh, però allo stesso tempo i lavori, come vi diciamo sempre, sui parametri zero soprattutto in vista della prossima estate, eh, sono continui e l'Inter quindi non è del tutto ferma. Si tiene informata, anzi eh, tramite intermediari e addetti ai lavori ci viene confermato appunto che l'Inter sta seguendo concretamente questo nome e che quindi è un nome da tenere d'occhio. Il discorso, quindi, qual è? Vi dicevo, se esce Kolarov ed entra Mandi, si risparmia qualcosa. A livello di caratteristiche tecniche, però, Mandi non è un sostituto di Kolarov, quindi non è nemmeno un'alternativa di Bastoni. Quindi si creerebbe un po' un buco, da una parte, con un'abbondanza dall'altra. A meno che, appunto, Dicevo, però, essendo un destro, e ehm, come abbiamo visto dalle heatmap prima, gioca prettamente da quella parte, sarebbe un po' eh, riadattato. Eh, è un sostituto naturale di Skriniar, quindi. Oppure, in alternativa, magari anche di De considerando... Eh, il tasso tecnico del calciatore che, come vi dicevo, ha la sua migliore abilità, appunto, nel possesso palla nell'impostazione dal basso. Anche se ripeto, nella difesa 3 ha fatto di più il braccetto che il centrale. Eh, la situazione di Mandi, quindi allo stato attuale delle cose, va più legata a quella di D'Ambrosio o in alternativa a quella di Ranocchia piuttosto che a quella di Golarobba. Quindi, se esce uno dei due tra D'Ambrosio e Ranocchia, Mandi può prendere il loro posto eh, sia numericamente che tecnicamente che anche economicamente, come dicevamo. Più di D'Ambrosio che di Ranocchia, ma uh, su Ranocchia sarà un po' lui a sciogliere i dubbi, quindi vedremo anche Ranocchia cosa deciderà del suo futuro. D'Ambrosio si è sempre parlato di un rinnovo impostato, però nel frattempo stanno anche spuntando delle voci di mercato anche su di lui, quindi è una situazione da tenere sotto osservazione, per cui vedremo per il momento. Quindi è un discorso da monitorare, il giocatore Mandì ovviamente è attratto dall'Inter, anche se club come per esempio il Lione potrebbero garantirgli forse un minutaggio maggiore, vedremo mia opinione, un D'Ambrosio me lo tengo volentieri all'Inter perché comunque è molto legato fa gol pesanti, anche è integrato è italiano che non fa mai male nel contesto Inter di Conte però considerando che Darmian può prendere un po' il posto di D'Ambrosio come jolly alternativo e Mandi ha tre anni meno rispetto a D'Ambrosio, io questo scambio lo valuterei, ci penserei a questo scambio fuori d'Ambrosio dentro Mandi e, e non mi dispiacerebbe, anzi, perché appunto eh, ti metti in rosa un calciatore un po' più giovane, con un tasso tecnico più elevato, come livello più vicino ai titolari, secondo me. Eh, non so invece se Conte lo vedrebbe anche come centrale puro. Al posto eventualmente di Defry, quindi come eh, sostituto via Ranocchia dentro Mandi, questo non lo so. Eh, in quel caso, ecco, al posto di Ranocchia sarebbe anche. Anche qui un upgrade, almeno secondo me, eh, anche perché appunto togliendo le e mettendo mandi ci sarebbe forse meno differenza a livello di impostazione del gioco. Eh, doti fisiche e colpo di testa, invece, sono sicuramente più dalla parte di Ranocchia che sono superiori. Eh, questo era un po' il quadro della situazione con tutte le caratteristiche del giocatore, fatemi sapere che ne pensate anche voi. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci su tutte le piattaforme di podcasting, speaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Ringrazio di nuovo il nostro Marco UK78 e se volete sostenere anche voi Passione Inter, potete farlo su patreon.com Passione Inter oppure su YouTube, tasto abbonati e link in descrizione.